chiamo Marco, ho 42 anni e di professione gestisco il circo della nostra famiglia, il Circo Grioni. Olè! Grazie. Sono Vanessa, ho 34 anni e la mia mansione qua al circo, insomma, è bella, bella pesantina. C'è un po' di numeri, devo seguire il bar, essendo un circo familiare dobbiamo gestire tantissime cose. Marco, mi sa che hai perso il lavoro. Siamo sei persone nella mia famiglia, io, Vanessa e i nostri quattro figli, a partire dalla più piccolina Giada, poi Ilenia, Matteo e il più grande Luca. Ehi, eccolo lì! Luca è definibile acrobata, equilibrista. Dai Luca, te ne manca uno, dai il settimo, via! E anche verticalista. Matteo fa la parte comica, the clown dello spettacolo. Le due bimbe fanno sia un'esibizione di coppia, Ilenia fa anche un'esibizione personale con il cerchio aereo. Il nostro circo è strutturato in modo tale che sia comunque autonomo con la forza della nostra famiglia. Anche da soli siamo in grado di spostarci, montare, fare la pubblicità e presentare uno spettacolo dignitoso. Nel mio caso circensi si diventa, perché io non ero una circense, ma diventa una malattia alla quale dopo non ne puoi più venire fuori. La cosa che mi ha attratta di più è proprio il fatto di non essere sempre nello stesso posto. Dopo 2-3 settimane nella stessa piazza non vedo l'ora di andare da un'altra parte. L'idea di fermarmi mi angoscia. La routine che si viene a creare senza spostarsi, senza avere lo stimolo di organizzare qualcosa di nuovo in una località nuova, senza vedere un panorama nuovo, ci spegne un pochettino. Faccio la spesa lì, vado a lavorare lì, faccio questo lì. No, qui noi non possiamo, non ce la facciamo. È una cosa che davvero ci fa soffrire. I miei figli non soffrono il fatto che ci spostiamo in continuazione, perché è quello che hanno sempre fatto. E soprattutto mi rincuora il fatto che sono in continuo contatto con centinaia di ragazzi come loro di tutto il mondo circense, italiano estero, che si trovano nella loro stessa situazione. So che magari per qualcuno che non conosce, non prova veramente a fare questo mestiere, dice: ma io non lo farei mai. Però quando lo fai tu diresti: io non farei mai tutto il resto.